Le tre cose più belle del Signore degli Anelli, il film. Ciao Merlon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi cercheremo di vedere quali sono le cose più belle del Signore degli Anelli, ovviamente in film. E per rendere la cosa più difficile, saranno tre cose più belle del Signore degli Anelli. Dato che dovrebbe essere già uscito la versione in 4K, e dato che comunque a Natale abbiamo potuto avere l'onore di rivederlo in televisione, mi è sembrato opportuno provare a constatare cos'è che rende il film del Signore degli Anelli ben fatto e bello e stupendo e magnifico e volevo condividerla con te anche per sapere magari la tua opinione e quant'altro. Ma adesso vediamo un po' cosa c'è alla posizione numero 3. Al terzo posto, Benvenuti su Arda. La prima cosa che sicuramente ci permette di immergerci e inoltrarci in Arda è sicuramente la location. La maestosità della natura della Nuova Zelanda è così strabiliante che solo a parlarne mi sta venendo la pelle d'oca. È il posto perfetto per rappresentare tutti quei paesi che abbiamo incontrato nelle pagine del professore. Ed è anche un pensiero incoraggiante il fatto che noi, volendo, potremmo andare su Arda, perché di fatto ci sono anche i vari itinerari che ti permettono di percorrere lo stesso tragitto che ha compiuto la compagnia. Ma ciò che arricchisce maggiormente la Nuova Zelanda per renderla più fedele alla terra di mezzo e quindi a farci immergere di più nel mondo del professore sono sicuramente le magnifiche miniature che la Weta Workshop ha realizzato in merito. E la cura con cui sono stati creati, secondo me, è la cosa più forte dell'intero film, perché non sembra neanche che stiamo vedendo qualcosa di minuscolo e non sembra neanche che stiamo vedendo qualcosa di finto. Sembra davvero che è stato tutto creato da zero, è stato tutto creato in scala reale e che tu, volendo, potresti davvero entrare nella casa di Elrond e riposare e ristorare lì per un lungo periodo e ricaricarti di tutte le energie di cui hai bisogno. Quindi direi che le location, la scenografia e le miniature della Weta Workshop hanno fatto un buon lavoro per immergerci su Arda. Al secondo posto, ovviamente, c'è la colonna sonora. Scommetto che in questo momento hai nelle orecchie o la colonna sonora della Contea o quella della Compagnia o magari Made by Lienia. E devo dire che per me la musica è la linfa vitale di un film, perché ti fa immergere completamente nella storia ed è ciò che manca in fase di lettura. Sarebbe geniale realizzare un libro che abbia anche una colonna sonora, quindi tu mentre leggi un capitolo o una fase di un libro ti metti le cuffie che sono incorporate nel libro e ti permetti di ascoltare la colonna sonora del libro. Sarebbe un'idea. E grazie alla soundtrack ti permette di dare un'origine, una storia a tutte le razze, di arrivarti al cuore in tutte le scene, facendoti sentire l'animo dei personaggi e raccontandoti a modo suo le vicende che vediamo. Dà qualcosa in più alle battute. Vuoi immaginare un discorso di Sam senza la colonna sonora che ha in sottofondo? O per esempio il discorso di incitamento di Aragorn al Cancello Nero? Ti immagini una scena del genere senza una musica in sottofondo e ti immagini che riesca a comunicarti le stesse
emozioni, sensazioni, anche senza musica, io non credo proprio. E per constatare che comunque è una colonna sonora stupenda, persino mia madre dice: certo che Il Signore degli Anelli, per quanto sia un film pessimo, ha una colonna sonora bellissima. Se piace anche a una persona che non sopporta Il Signore degli Anelli, è detto tutto. Quindi grazie a Howard Shore per il tuo magnifico lavoro che hai fatto e per la tua bellissima musica. E al primo posto non poteva che esserci il cast, che secondo me è proprio il cuore pulsante dell'intero film. Ti immagini un Aragorn interpretato da Nicolas Cage? O ti immagini un Gandalf interpretato dal compianto Sean Connery? Nulla da toglierti Sean, però Ian McKellen è Ian McKellen. Ogni volta che magari mi metto a montare un video sul Signore degli Anelli, o ogni volta che semplicemente guardo Il Signore degli Anelli, o semplicemente mi capita di vedere un'immagine del film, mi soffermo per minuti o forse per ore a vedere i personaggi e mi dico: ma come sono perfetti, com'è perfetto Viggo Mortensen nei panni di Aragorn, com'è perfetto Elijah Wood nei panni di Frodo. Ok, Frodo è leggermente più vecchio nel libro, però Elijah Wood riesce a tirar fuori quella elficità che gli elfi riscontravano il personaggio di Frodo, quell'unicità che viene in Frodo, o Liv Tyler nei panni di Arwen. Ogni attore è perfetto per il personaggio che interpreta, perché fa proprio sprigionare la vera essenza del personaggio, quella profondità del personaggio che riusciamo a riscontrare in fase di lettura. Ogni attore scelto da Peter Jackson riesce proprio a far comunicare questo animo che si celava dietro le parole del professore. E secondo me la forza di questo film è proprio appunto il cast, perché comunque sono riusciti a creare una sintonia, un'unione così vera, così sincera, che non sempre si riesce a trovare una cosa del genere anche negli altri film. Il feeling che c'era tra i personaggi del libro si è creato persino tra i vari attori, tra il cast e tra tutta la troupe, ed è la cosa più bella di tutto il film, è la cosa che rende più vera il film, i personaggi, la storia, il racconto. A parer mio anche il doppiaggio è perfetto per i determinati attori. Davide Perino è perfetto per dare la voce a Elijah Wood, che è perfetto per dare la voce a Frodo, quindi Davide Perino è perfetto per Frodo. Quindi secondo me, se non fosse stato per la scelta giusta e ben fatta del cast, probabilmente non avremmo avuto la stessa sensazione di percepire personaggi veri e concreti e come se esistessero davvero. Quindi grazie Peter Jackson per le scelte che hai fatto, per aver reso il film davvero così perfetto a parer mio e così concreto. Non so nemmeno se ho detto cose sensate, non so nemmeno se sono riuscita a spiegarmi bene, però so soltanto che le location ti permettono di entrare al primo impatto nella terra di mezzo nel miglior modo possibile. La musica ti permette di fartela sentire dentro la terra di mezzo e di farti percepire tutto in modo molto più intimo e più elevato. E i personaggi ti permettono di vederli e sentirli proprio per davvero, come se esistessero, come se fossero davvero al tuo fianco e come se davvero fossero parte del nostro passato e della nostra storia. È perfetto. Spero che questo video sia stato chiaro, spero di essere stata io chiara nel spiegare i miei motivi per cui mettere al terzo posto, al secondo posto, al primo posto queste determinate cose, e spero di averti comunicato qualcosa, e spero che in caso in cui tu non avessi visto il film ti faccia venire voglia di vederlo. Fammi sapere secondo te quali sono le tre cose migliori del film, fammi sapere la tua in un commento sotto, perché sono molto curiosa di sapere la tua versione, o se concordi con me, o se hai da aggiungere qualcosa a quello che ho detto. Inoltre ti invito a seguire i miei mailing di Radio Ibea, che
mi supportano sempre con il mio canale, quindi hanno l'embellon. E un grazie infinite anche a te che mi supporti iscrivendoti al canale, commentando il video e mettendo like ai video, ti ringrazio tantissimo. E niente, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Io ti auguro una magica ed epica giornata. Ciao Mellon e grazie di aver ascoltato, visto il mio video. Ciao!